Minaccia al presidente Federighi, indagato un Novax milanese di 55 anni, sequestrati telefono e mail. Stando a quanto filtra, si tratta di un dipendente comunale. Oltre 1 miliardo di euro nella manovra del caro energia, l'ultima prima del voto. Via il dibattito in consiglio regionale, approvazione entro venerdì notte. Appalti comunali, i sindacati lanciano l'allarme, manca l'accordo. Il sindaco di Trieste di Piazza replica, il documento è sul tavolo per la sottoscrizione. Tatuaggi e turni di notte, al dibattito in consiglio comunale a seguito dell'armamento dei vigili allo scontro in diretta TV questa mattina, sveglia Trieste. Tragedia a Monfalcone, morto un 71enne nel canale Valentinis, inutili soccorsi dopo l'allerta lanciato dai passanti che hanno visto il corpo galleggiare in acqua. A Monfalcone arriva un nuovo pediatra per più di 1000 bambini, vinta la battaglia da parte del comune dopo le continue sollecitazioni dei residenti. 4 sconfitte consecutive per Triestina e Pallacanestro Trieste. Come ripartire? Le voci di Crimi e Campogrande, il caffè dello sport e l'analisi di Mister Pavanel. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Inviò mail di minacce al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federighi, indagato un 55enne milanese. Perquisito il suo appartamento da agenti della Digos e della Polizia Postale. Stando a quanto filtra, si tratterebbe di un dipendente del comune di Milano. Sentiamo il servizio. Un 55enne milanese incensurato e indagato per aver inoltrato nell'autunno dello scorso anno, in piena crisi pandemica, una serie di email minacciose ed ingiuriose all'indirizzo di numerose figure pubbliche, fra cui anche il presidente della regione Massimiliano Federighi. Giorni fa la Digos di Trieste e quella milanese, nonché personale del compartimento della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, hanno compiuto una perquisizione nella casa dell'indagato, resasi necessaria in seguito ad una complessa indagine telematica da cui erano emerse significative prove indiziarie nei suoi confronti. In seguito alla perquisizione effettuata a Milano, sono stati posti sotto sequestro il cellulare e la SIM card utilizzati dall'indagato, insieme alla casella di posta elettronica dell'uomo da cui le email intimidatorie erano state inoltrate. Vabbè, diciamo che ci sono stati dei periodi di tensione molto forte, fortunatamente sono superati e mi auguro che anche come abbiamo superato i periodi peggiori della pandemia possa contribuire a rasserenare il clima, perché ovviamente non fa bene a nessuno avere questa tensione e queste, diciamo, pulsioni antiscientifiche che hanno fatto male alla popolazione. Quindi andiamo avanti con le scelte che abbiamo fatto, che fortunatamente ad oggi ci hanno presentato una situazione decisamente diversa rispetto a quella che vivevamo quando il Covid era molto diffuso e soprattutto i vaccini non c'erano, le persone non potevano essere protette. Pare tra l'altro che si tratti di un dipendente comunale. Quello vedremo, insomma, dopo ovviamente la magistratura farà il suo lavoro e aspettiamo, però ecco, su questo non posso esprimermi, preferisco esprimermi sulle azioni che la Regione fa anche, e ha fatto per contrastare la pandemia, piuttosto che su questo, cui ovviamente aspetta la magistratura intervenire. Presidente, tra l'altro è una situazione che poi l'ha costretta a vivere sotto scorta, quindi una situazione personale, insomma, comunque non facilissima da gestire. Sì, diciamo che mi sono abituato a questo, più che altro mi secca anche del peso che do alle forze dell'ordine, che non è mai piacevole ovviamente farlo, però in questa è la situazione contingente, mi auguro si possa superare a breve. Gli agenti della Polizia Stradale stanno indagando per verificare l'ammontare dei danni e di eventuali ammanchi di merce causati da alcune centinaia di tifosi del Milan nell'area di servizio di Duino Sud. Nell'area di servizio hanno fatto sosta 9 autobus sui quali viaggiavano circa 500 sostenitori del Milan diretti a Zagabria per assistere alla partita di questa sera contro la Dinamo Zagabria, valevole per la Champions League. I tifosi hanno creato confusione e probabilmente hanno sottratto anche merce causando danni, e per questo è immediatamente intervenuto sul posto la Polizia Stradale, che ha avviato le indagini. I tifosi sono poi ripartiti e sono stati presi in consegna dalle autorità di polizia slovene, che li accompagneranno fino al confine con la Croazia. Passiamo adesso invece a un altro argomento, a farla da padrone nella manovra di assestamento di bilancio che il Consiglio regionale ha iniziato a discutere, certamente la questione energetica, questione che fra l'altro, come lo stesso Presidente Federighi ha sottolineato, sarà anche un banco di prova per il Governo nazionale. Vediamo.
oltre 1 miliardo di risorse messe a disposizione di tutti i settori principali del nostro territorio, della nostra comunità regionale, con una programmazione che non può essere statica ma deve essere necessariamente elastica davanti a un'emergenza continua che perdura da 3 anni. Così sintetizzandola, l'assessore regionale al bilancio Barbara Zilli indica le caratteristiche fondamentali della manovra di assestamento, che non può non tener conto della difficoltà in cui i nostri e altri paesi si dibattono a livello energetico, come sottolinea il presidente Fedriga. Siamo in una situazione decisamente diversa rispetto a qualche mese addietro, dove avevamo anche raggiunto i 300 euro megawattora, che sono veramente una cifra insostenibile. Noi siamo intervenute con misure importanti, penso che sulla parte energia abbiamo messo circa, se non di più, di 200 milioni di euro soltanto quest'anno. Fedriga e Zilli, fra l'altro, proprio su questo tema attendono le prime mosse del governo per consolidare un giudizio positivo, ma anche per fissare un paletto non da poco. Dobbiamo aspettare anche le azioni che questo esecutivo porterà avanti. Ho sentito oggi alcuni passaggi dell'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mi sembrano molto condivisibili, soprattutto anche sulla parte di sviluppo, sulla parte del coraggio di mettere in campo tutte quelle azioni, anche con interventi infrastrutturali per il Paese, penso per esempio per la parte energia, che è fondamentale. Ma non può rispondere la Regione ad una situazione così grave e diffusa che ha una portata di livello internazionale. Quindi proprio oggi c'è stato anche il discorso della Premier Meloni alla Camera dei Deputati. Siamo sicuri che il Governo nazionale prenderà al più presto nella legge di bilancio gli accorgimenti necessari per ridurre questo grave problema. E ora, proprio riguardo la finanziaria e la manovra in Regione, andiamo a sentire i commenti di maggioranza e opposizione. Ciò che ci preoccupa rispetto alle scelte per i cittadini e per il Friuli Venezia Giulia è l'assoluta mancanza di interventi immediati. Facciamo le notizie, mettiamo i titoloni con 100 milioni per il fotovoltaico di una legge che non esiste, che arriverà forse a 2023 inoltrato, mentre oggi pubblici esercizi, famiglie, imprese avrebbero bisogno di interventi immediati. E purtroppo ad oggi, e da qui parte la critica, spero costruttiva nei confronti della giunta regionale, di riuscire a capire alla fine di questi 3 giorni d'aula come effettivamente funzioneranno questi 100 milioni di euro, per riuscire a dare delle risposte concrete, magari anche dei suggerimenti ai cittadini. Uscirà un regolamento, tutto sarà coperto, tutti gli indici statistici dicono che questa regione è la regione che in questi 3 anni terrificanti ha saputo dare delle risposte più pronte e più rapide ai cittadini. Il PD ci riprovi, andrà meglio la prossima volta. È una manovra integrativa che va ad aggiungere risorse alle scelte politiche che sono state fatte in precedenza. I 10 milioni dati di nuovo alla Protezione Civile per fare delle opere che sono fortemente osteggiate in montagna, i soldi 30 milioni dati alla sanità così senza nessuna giustificazione, insomma mancano assolutamente i programmi, i soldi purtroppo, diciamo, per fortuna ci sono, ma vengono in questo senso, diciamo, in qualche modo distribuiti un po' alla cieca. È chiaro che in questo momento stiamo facendo misure di sostegno, è chiaro che domani dovremmo cercare di studiare misure strutturali invece per poter in qualche maniera far fronte anche alla crisi energetica. Questa giunta e questo consiglio, soprattutto la maggioranza, sta portando avanti tutti quei provvedimenti che sono mancati negli ultimi 4 anni. Abbiamo la possibilità anche finanziaria di concludere la legislatura in un modo ottimo. L'opposizione fa il suo mestiere, logicamente loro di per sé sono in una grande confusione interna. CGIL, CISL e UIL chiedono il rinnovo del protocollo sugli appalti del Comune. L'ultimo siglato risale infatti a 7 anni fa. Si raggiunga rapidamente un accordo con il Comune sugli appalti e il grido d'allarme dei sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL, che rilevano come l'ultimo protocollo per tanti servizi, quali mense, servizi ausiliari, museali e portierato, risalga al 2015. Chiediamo che l'attuale protocollo appalti venga rinnovato, rafforzato e potenziato, perché sono anni e anni che i cambi di appalto sono difficoltosi e portano parte di retribuzione di ore per le lavoratrici e i lavoratori. Quindi chiediamo il rinnovo di un protocollo degli appalti e chiediamo che la politica sia coerente rispetto al tavolo tecnico e viceversa, e quindi che
ci sia una trattativa che va avanti, che porta un protocollo realmente forte. Abbiamo fatto una proposta forte, già adottata in altri comuni in giro per l'Italia, c'è anche un protocollo firmato in regione e chiediamo al sindaco di essere coerente con quanto ci aveva detto, ovvero che era d'accordo a sottoscrivere questo protocollo appalti. Diventa davvero incomprensibile come possa essere il tavolo negoziale il motore di questa frattura. La nostra richiesta è di riaprire il tavolo negoziale che è stato chiuso in maniera tassativa e la nostra apertura su un rivedere questo contratto in modo che ci sia una ricaduta positiva su tutti i lavoratori, perché l'indotto è cospicuo sul territorio di Trieste e in questo momento, soprattutto economico, è corretto che vadano tutelati tutti i lavoratori. La stesura del protocollo appalti del Comune di Trieste si fonda su due elementi fondanti, le norme di riferimento e l'onestà intellettuale. Lo dichiara il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, in relazione al documento che si sta predisponendo e che ha come unico obiettivo la tutela di tutti i soggetti che operano in questo contesto. L'adozione del protocollo appalti, ed è opportuno ribadirlo, non è un obbligo di legge, ma è un'attenzione ulteriore che questa amministrazione, aggiunge Di Piazza, ha voluto dedicare al tema, indicando un indirizzo politico che nella norma può trovare realizzazione solo ed esclusivamente seguendo i parametri normativi preposti. La volontà della redazione del documento è dunque politica, la stesura dello stesso nel rispetto della legge è compito tecnico. Per chiarezza e correttezza, il protocollo appalti, una volta recepito dalle parti, non sarà un testo scritto sulla sabbia, ma caratterizzerà i procedimenti amministrativi. Il documento, conclude il sindaco, frutto del lavoro degli uffici e dei sindacati, è ancora sul tavolo per la sottoscrizione. Cronaca ora: non c'è stato nulla da fare per i sanitari del 118 che oggi sono intervenuti a Monfalcone dopo che nel canale Valentini si era stato segnalato il corpo di una persona in acqua. Inutili quindi i soccorsi sul posto, giunti a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Nei pressi del luogo dove si è consumata la tragedia anche i vigili del fuoco di Monfalcone. L'uomo aveva 71 anni. Dopo le dimissioni di una pediatra, una sessantina di famiglie di Monfalcone erano rimaste senza medico per i loro bambini, ma la Sugi e il Comune hanno trovato una soluzione. Vediamo. Io e l'assessore Vita, assieme anche alla Regione, ma soprattutto alla Sugi in questo caso, grazie anche al dottor De Vuono che è il capo distretto, abbiamo cercato di dare insieme una risposta alle tante famiglie e ai tanti bambini. Avevano messo tanti genitori in allarme le dimissioni a Monfalcone del pediatra Andrea Bon. A tranquillizzarli arriva la notizia che sarà sostituito dal dottor Giannetto Paulon, con un incarico professionale assegnato fino al 31 dicembre. Visti i soli 30 giorni di preavviso, abbiamo percorso l'unica strada possibile, trovando un professionista che aveva già lavorato in Asugi, ha spiegato il direttore generale Poggiana. L'obiettivo resta però quello di arrivare ad assegnare l'incarico a tempo indeterminato. Paghiamo le scelte sbagliate del passato, dei numeri, dei vincoli agli accessi delle specialistiche in medicina, e quindi oltre ad altri settori anche quello della pediatria oggi è veramente sguarnito. Annunciamo che grazie al grande lavoro serio che hanno fatto riusciamo da subito ad aver la copertura di circa 57 bambini che in questo momento non potevano avere un pediatra e quindi dovevano per forza rivolgersi all'ospedale per essere seguiti. Il dottor Paolon riceverà in via Romana 94 e coprirà 15 ore di servizio settimanale. Avrà in cura tutti i bambini del pediatra dimissionario e presto gli saranno assegnati altri pazienti fino al numero massimo di 1000. La seduta del Consiglio Comunale di ieri sera si è animata sul tema del regolamento sulla polizia locale. Scontro a tutto campo tra maggioranza e opposizioni sui tatuaggi sui turni notturni. I nuovi agenti che accederanno alla polizia locale non debbano avere tatuaggi nelle zone scoperte dalla divisa estiva. Credo che fosse un dibattito un poco sterile, tradotto: se una persona vuole far parte della polizia locale, la polizia locale è il biglietto da visita della città. E chi se ne frega del tatuaggio? Quello a me faceva girare le scatole. A discutere sul tatuaggio, ma se mi arriva una persona, se ho bisogno per una questione di un incidente,
ma anche di un rilievo, ma anche di aiutare i ragazzini, ma anche dell'ambiente, perché fanno tutto questo. Lo scontro è partito dalla questione tatuaggi, vietati nelle parti del corpo visibili quando si indossa la divisa estiva, ed è proseguito sull'armamento, i nuovi turni notturni e la carenza di personale. Il rivisto regolamento della Polizia Locale è stato illustrato ieri sera in Consiglio Comunale dall'assessore competente De Blasio ed è stato infine approvato, non prima però di aver dato vita a un dibattito acceso con vari interventi da parte delle opposizioni. Sono pochi e con un'età media intorno ai 55 anni, in una situazione comunque che triestina, che è molto diversa da 5 anni fa. Cioè la necessità di avere molto più personale. È chiaro che serve tempo, nessuno dice nulla, ma non puoi allora dire aumentiamo un turno in più di lavoro, perché facciamo il turno notturno, perché il turno notturno è faticoso e non si parla di addestrare le persone nella stessa maniera che si fa con la Polizia di Stato. Abbiamo portato avanti questa cosa costruendo tutto il sistema per l'armamento, stiamo facendo le nuove assunzioni che verranno fatte con l'attuale regolamento. Per quanto riguarda l'addestramento, non è che noi mandiamo in giro gente che non sa cosa fare con le armi, cioè non è che siamo dei folli che andiamo a mettere mio nonno in carriola con l'arma in giro. Il comune di Trieste ha acquistato e posizionato 10 panchine all'interno del cimitero di Sant'Anna a beneficio dei visitatori del luogo. È stato lo stesso assessore comunale ai servizi cimiteriali Michele Lobianco ad inaugurare per primo le nuove panchine del cimitero di Sant'Anna. Oggi la ditta Veris di Codogno è arrivata con il carico di 10 panchine da posizionare all'interno del cimitero cittadino, lontani dall'ingresso, a beneficio di tutti coloro i quali una volta sul posto hanno il desiderio di fermarsi ma non di stazionare in piedi. L'assessore Lobianco ha voluto che le panchine arrivassero prima della giornata della commemorazione dei defunti e così è stato. È un desiderio che avevo e quindi un desiderio che poi si è realizzato. Oggi installiamo le prime 10 di una serie più ampia di panchine, ovviamente nei luoghi più distanti dall'ingresso del cimitero, in modo da consentire in buona sostanza il maggior comfort possibile per chi viene ovviamente a far visita ai propri cari, e può essere chiaramente utilizzata vuoi per fare una pausa, una sosta per raggiungere appunto lungo il tragitto i propri luoghi di sepoltura, e per anche un momento di raccoglimento. Realizzate in PVC, questa prima fornitura ha comportato un investimento di 8.000 euro, poco se vogliamo, per garantire un momento di temporanea pausa ai visitatori del sito. Le panchine sono state ricercate tra quelle secondo me migliori oggi possibili, perché sono panchine innovative con listelli in PVC, con materiale riciclato, ad altissima resistenza, con praticamente scarsa manutenzione, perché sono di materiale resistentissimo e trattabile, quindi sono le famose panchine che si utilizzano per evitare anche gli atti vandalici, quindi è una panchina che risulta avere tutte le caratteristiche per poter essere qui per infiniti anni, dai, uso questo termine, ospitato in questo splendido cimitero. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo però tra poco con molti altri servizi. Riprendiamo con il telegiornale. Ieri lunghe code fra Muggia e Trieste a causa della chiusura del tratto di galleria della grande viabilità. Il sindaco Polidori, sentita l'ANAS, ha trovato un accordo per lo spostamento del prossimo intervento per la giornata di domenica dalle 7 alle 19 per non pesare sui giorni lavorativi. Ieri si sono verificati dei disagi notevolissimi per quanto riguarda la circolazione stradale, in particolare l'uscita da Muggia verso Trieste, perché l'ANAS ha bloccato la circolazione dovendo fare dei lavori prima della galleria, quella dell'autostrada. Mi sono infuriato perché non era stato dato un preavviso tale per cui potevamo organizzarci, o meglio, potevamo concordare altre date, perché di lunedì chiudere la circolazione di un'arteria così importante dalla mattina alla sera ha comportato dei problemi notevolissimi, come sappiamo, con addirittura più di un'ora di coda.
Su questo tra l'altro vorrei specificare che la polizia locale, ad onta di quanto è stato scritto da qualche parte, era sempre presente sul posto, se non da una parte dall'altra, comunque la polizia locale è stata sempre presente. Al di là di questo, ho chiesto ad ANAS di riconcordare una data per la prossima chiusura che era prevista per domani, mercoledì, quindi altra giornata lavorativa con presumibili altri disagi, questa volta nell'altra galleria, quindi in direzione Muggia provenendo da Trieste. Ebbene, siamo riusciti a concordare lo spostamento della giornata dei lavori a domenica, quindi una giornata dove non c'è il traffico pesante, dove presumibilmente ci sarà meno traffico, quindi segnatevi anche questa data perché comunque ci potranno essere dei disagi, ma fatto sta che non potendo, e questo è, me l'hanno confermato tecnicamente, non potendo lavorare di notte per questo tipo di lavoro, si poteva soltanto spostare la giornata. Quindi la giornata è stata spostata a domenica dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Torna dopo anni di assenza causa Covid il tradizionale lancio del tocco dei dottori di ricerca dell'Università di Trieste. Oggi la cerimonia del Graduation Day. Il tradizionale lancio del tocco ha chiuso il Graduation Day dell'Università degli Studi di Trieste dedicato ai 103 dottori di ricerca. Un momento che mancava da alcuni anni a causa della pandemia e che oggi è rivisto e gremita all'Aula Magna di Piazzale Europa. Ospite d'eccezione il chimico e divulgatore scientifico Gianfranco Pacchioni, ordinario all'Università di Milano Bicocca, che ha tenuto una lezione magistralis, fare scienza oggi tra libertà, competizione e responsabilità. Durante la mattinata sono stati evidenziati gli sforzi dell'Ateneo per incrementare il numero di borse di dottorato autofinanziate, analizzando la situazione italiana al 2020 prima degli interventi legati al PNRR, a fronte di un incremento generale del 15% rispetto al 2016, l'Università di Trieste ha aumentato di oltre il 47% il numero di borse. Sono stati, a dire il vero, per noi e per i ragazzi soprattutto degli anni difficili per le condizioni al contorno, però nonostante questo il nostro Ateneo ci ha tenuto con forza a promuovere ancora l'attività di ricerca e di sviluppo dei corsi di dottorato che in questi anni sono aumentati, l'offerta formativa è stata incrementata con nuovi corsi addizionali e soprattutto con il finanziamento di un numero di borse che è stato via via di anno in anno sempre superiore. Certo, questo in parte dovuto e causato dai finanziamenti che vengono dal Ministero causa PNRR, ma l'Ateneo ci ha messo il suo con un incremento consistente appunto dei finanziamenti a far sì che quest'anno molto probabilmente, inclusi anche i posti riservati, per la prima volta l'Università supererà la numerosità di 200 studenti iscritti ai nostri 13 corsi di dottorato in Ateneo. Sport adesso, l'allenatore della Triestina Massimo Pavanella ha parlato del momento difficile della sua squadra durante una conferenza stampa questo pomeriggio. Abbiamo bisogno di un risultato per venire fuori da questo. Sono convinto che questo avverrà, sono convinto di questo. Dobbiamo, l'ho detto anche l'altra volta, renderci conto effettivamente di dove siamo in classifica e che se siamo lì è perché oggettivamente abbiamo dimostrato di valere questo, quindi non possiamo pensare di avere un valore diverso da quello che abbiamo dimostrato, però possiamo pensare di poter migliorare. Se lavori con criterio, con forza, con determinazione, e prima o dopo devi venire a essere pagato. Se serve fare delle sedute in più perché abbiamo bisogno di lavorare sui colpi di testa piuttosto che sul palle laterale, si devono fare. Mister Pavanel non nasconde le difficoltà di questo momento per la sua Triestina, anzi è molto motivato per invertire presto la rotta. Come? Con tanto lavoro in campo, allenamenti mirati e con fiducia, quella che lo stesso Pavanel ripone nella sua squadra che in questa settimana per la prima volta potrà allenare secondo il suo calcio e seguendo un programma da lui definito. Per ora infatti ha preso in mano e in corsa una formazione al quale non ha voluto alterare troppo gli equilibri. Durante la conferenza odierna Pavanel ha ammesso che questa nuova avventura con l'Unione per lui rappresenta una sfida grandissima
importantissima, forse la più importante della sua carriera. Per me questa è una grandissima sfida, era troppo facile, anch'io non avrei voluto una situazione del genere, ma è il sale del calcio, l'accetto perché sono qui, in un ambiente altrimenti probabilmente non l'avrei scansata, e qua invece non me la sono sentita di scansare, vado avanti finché ne ho la forza, ne ho la possibilità, finché tutto quello che io sento dentro riesco a trasferirlo, finché voglio vedere quello che riusciamo a fare. È una grandissima sfida questa, forse una delle più grandi che ho accettato, e l'ho accettata, finché quando fai queste scelte qua devi andare oltre, poi il campo è il giudice inappellabile, siamo qua, ma finché non c'è quel triplice fischio lì, che non lo sento proprio, che sancisce un qualcosa di concreto, finché non è lì, la mia squadra ci deve credere. E della crisi di risultati della Triestina, ma anche della pallacanestro Trieste, se ne è parlato ieri sera durante il Caffè dello Sport con il centrocampista della Triestina Marco Crimi e l'ala piccola della pallacanestro Trieste Luca Campogrande. Qui è stato un gruppo totalmente rinnovato, quindi magari certi meccanismi, certe cose ancora si dovevano ben amalgamare tutto. Non è una scusante sicuramente, perché non fare neanche una vittoria nelle ultime quattro partite non è assolutamente una scusante, però dobbiamo cercare di iniziare a essere più gruppo anche in campo, perché fuori lo siamo totalmente, non c'è nessun dubbio su questo. Un momento difficilissimo anche per me, per noi, perché arriviamo veramente da quattro sconfitte, anche dire qualcosa sicuramente per noi è difficile. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando in tutti i modi anche in allenamento, quindi ovviamente è brutto, è un periodo brutto per i tifosi soprattutto. In questo il campionato non si può giocare, si deve fare qualcosa in più, ma questo lo sa Marco, lo sappiamo noi, e ci stiamo provando allenamento dopo allenamento. Sicuramente dobbiamo farci un esame di coscienza noi giocatori, perché c'è stato un cambio di panchina, e quando c'è un cambio di panchina, se per me è una sconfitta anche per la squadra. Finalmente una settimana in cui al Grezzar si lavora. Sì, diciamo che il mister è arrivato e ha dovuto preparare tre partite in pochissimo tempo, quindi ha potuto organizzare le partite singolarmente e non tanto di collettivo, lavorare più sulla squadra, quindi sicuramente in questa settimana riuscirà a fare qualcosa in più dal punto di vista collettivo della squadra, non tanto per la partita in sé. Oggi siete tornati ad allenarvi, giusto? Sì. Vi siete detti qualcosa? Come è stato il clima, la voglia di reagire? Sicuramente io nel mio piccolo cerco di mettere un po' di positività in questo momento, perché penso che cercare di continuare a lavorare sul gruppo in questi momenti sia la parte fondamentale. E più che altro perché anche il quintetto ce lo dobbiamo guadagnare tutti durante la settimana. Anche questa settimana c'è la possibilità di mettere Gaines in quintetto, perché sappiamo che anche lo stesso Makura, insomma, non tante squadre non hanno un 3 che gioca tante post basso, quindi si può giocare anche con gli stessi Davis, Butterley e Gaines. E quindi ce lo giochiamo, diciamo, tutta la settimana, tutti gli allenamenti, cercando di mettere sempre il massimo. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, restate però con noi con la programmazione di Tele4, subito dopo infatti ritorneremo in compagnia del vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Bene, ben ritrovati in diretta su Tele4, buonasera al vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Buonasera. Buonasera Bernardo a tutti. Dunque, oggi è la giornata del governo Meloni alla Camera per la fiducia, il discorso della Premier che ha raccolto gli applausi e l'apprezzamento da parte della maggioranza e guarda caso invece delle critiche di buona parte dell'opposizione. Fra gli spunti che sono stati, che sono emersi anche a seguito delle parole di Giorgia Meloni, da parte dell'opposizione c'è stata il mancato approfondimento riguardo
alla crisi energetica, e c'è un dettaglio che però rimane tale, che riguarda il mancato investimento di un ministero per quanto riguarda la transizione digitale e tecnologica, che è un appunto che alcuni hanno mosso proprio nei confronti di Giorgia Meloni, nonostante poi lei abbia ribadito dopo che penserà a un sottosegretario per quanto riguarda il digitale e tecnologia. È ancora presto probabilmente, però insomma già il gioco politico fra centrodestra e centrosinistra, in particolare visto che il terzo polo si è un po' ritagliato il ruolo di moderatore del dibattito, si è già fatto sentire, Ferdinando. Sì, ma proprio il terzo polo con Calenda questa mattina ha commentato immediatamente come fosse una sorta di compitino, sì, molto vuoto, no? Questo discorso, questo ragionamento, il manifesto, come l'aveva definito la stessa Giorgia Meloni alla vigilia di questa giornata. Ma io devo dirti una cosa, non mi risulta di aver mai visto, cioè in questi decenni di governi, ne abbiamo visti tanti perché sappiamo che la media è durata al massimo 2 anni di ogni esecutivo, grandi spiegazioni del come, no? Come si dice in questi casi, cioè la critica è: Meloni ha fatto un bellissimo discorso, tra l'altro tu citavi gli applausi, interrotto di continuo, ma era infastidita, adesso se è un'esagerazione ovviamente, cioè dall'eccesso di applausi, perché più volte li ha fermati lei, e con il tentativo di voler spiegare invece le tante cose da fare, non il come farle. È ovvio, evidente, oggi non veniva illustrata la legge di bilancio e quindi da qui questa postilla prenderemo i soldi da questo, li spostiamo di là, li troviamo lì. Ha spiegato come vuole investire il PNRR, ricordando la quota di prestito e quella esorbitante tra le due, che è quella a debito, quindi va speso bene, questo è un impegno sacrosanto del Paese. Ha ricordato la legalità, ha ricordato la lotta alla mafia, ha ricordato, per esempio, ha lanciato più di qualche intervento anche sul fronte della flat tax, dicendo che quella quota che amplia la flat tax oggi fino a 65.000 euro, la porta a 100.000, e anche per la parte incrementale di reddito rispetto ai 3 anni precedenti, cosa che si farà più avanti, che è una richiede una piccola quota di esborso da parte dello Stato rispetto invece alla mastodontica e completa flat tax di cui tanto parlavano altre forze politiche di questo centrodestra. Insomma, non poteva esserci per forza il come fare oggi, però ho l'impressione che il come farà lo vedremo e molto presto. Giorgia Meloni ha fatto un discorso, dicevo poco fa, molto molto emotivo, anche l'avete visto, ricordando tanto, Bernardo, anche quello che è la sua storia. Sì, no? Poi sì, oggi sì, ci sono state diverse critiche, l'Alleanza Atlantica, i diritti, il reddito di cittadinanza. Guarda, noi questa sera su Antena 3 a Ring abbiamo fatto un sondaggio, perché tra le parti più importanti che ci si attendeva, lei ha detto che ora la priorità è legata ovviamente ad affrontare il problema delle bollette e sì, trovare i soldi, come aiutare famiglie e imprese, perché questo è il problema. Anche oggi il megawattora per quanto riguarda il gas è sotto i 100 euro il secondo giorno di seguito, mi pare, quindi è un dato molto importante. Però le bollette di ottobre, prepariamoci, saranno una botta pazzesca. E oggi si è deciso addirittura, nelle ultime settimane, di rendere mensili le bollette, non so quanti lo sanno. Sì, no? Ma, non bimestrali. Non saranno più bimestrali. Io non la vedo una cosa proprio positiva, cioè nel senso che nel breve periodo le oscillazioni possono essere maggiori. Esatto, c'era la volontà di non far arrivare, diciamo, la botta dopo 2 mesi che mette in ginocchio, ma al contempo proprio l'oscillazione può far variare e aumentare di mese in mese quello che è il consumo. E non vorrei che appunto la botta però fosse mensile, esatto, che è un dato ben diverso. Oggi vedevo anche le polemiche nei confronti di Fedriga e l'intervento della legge di bilancio per quanto riguarda la regione, l'assestamento, i soldi. Ho visto, ho seguito molto attentamente i servizi puntuali del telegiornale di Tele4. Voglio però arrivare ad alcune controrepliche, e ce n'è una che riguarda tutta la nostra regione, quindi Friuli Venezia Giulia. Sì. Una è che non mi spiego davvero come, visto che Giorgia Meloni dice cominciamo a parlare anche della riforma del presidenzialismo o del semipresidenzialismo come alla francese, diciamo prendendo spunto da loro
e come proposto anche dallo stesso centro-sinistra, dalla sinistra, insomma, anche in questi mesi di dibattito. Bene, Enrico Letta ha detto che invece di semipresidenzialismo, il presidenzialismo non lo sosterranno mai. Poi probabilmente intende un presidenzialismo più spinto, ma io non so se noi abbiamo capito di che cosa sta parlando Giorgia Meloni e il centrodestra, il suo governo. So benissimo anch'io che la novità di questo governo non è il governo, ma è Giorgia Meloni, perché ormai l'abbiamo capito anche il suo modo di essere leader, la sua leadership, la sua capacità di guidare una squadra e la sua forza nel portare delle idee e della praticità, del pragmatismo, quante volte oggi ha utilizzato questa espressione. Sì, vero. Ma quando, lo dico forse a chi ha letto anche il libro di Giorgia Meloni, c'è questo manifesto politico che lei oggi ha presentato, quando lei dice presidenzialismo, nel 90% di questa definizione lei intende che noi dobbiamo eleggere, si vorrebbe anche il capo dello Stato, no? Eleggere anche il capo dello Stato, quindi rendere quella carica elettiva non scelta tra i parlamentari, ma questo è un secondo passaggio. Dice di eleggere un capo di governo, cosa che fino ad oggi, chiaro, c'era un'indicazione nel centrodestra, questo è abbastanza netto, in altri schieramenti, per carità, però eleggere un capo di governo, cioè un presidente del Consiglio designato prima del voto, vuol dire anche con questa riforma legare l'esistenza alla guida del paese di questo presidente del Consiglio al medesimo Parlamento. Cioè, cosa vuol dire? Che non ci troveremmo ogni due anni a cercare un'altra maggioranza per garantire la sopravvivenza di centinaia di parlamentari che vogliono arrivare fino alla fine della legislatura con, non bisogna dimenticare, con un lauto stipendio, per garantirsi anche la pensione col contributivo adesso quando la matureranno, ma significa che ci sarà probabilmente un'attenzione maggiore a evitare di minare costantemente un governo, quindi meglio lasciarlo lavorare, se è per il bene del paese, come ci auguriamo tutti, ovviamente, e invece di andare ogni due anni a cercare all'interno del Parlamento maggioranze alternative, come pienamente previsto dalla Costituzione, peraltro. Però. Non so se hai seguito, Ferdinando, te lo dico perché mancano pochi minuti, che anche un dibattito piuttosto pepato fra Giorgia Meloni e Deborah Serracchiani, un po' un botta e risposta tutto il femminile, che parte dal ruolo della donna e poi si sviscera quasi, non dico in cacciara, però insomma. No, beh, è bella la risposta che Giorgia Meloni ha dato a Deborah Serracchiani. Io l'ho detto qualche settimana fa, l'ex presidente Serracchiani è stata nostra ospite a Rimini. Io ho detto, lei è la persona che conosco sul fronte politico che più mi ricorda Giorgia Meloni. Io glielo ho detto onestamente, ma non per le idee, ovviamente, no, chiaro, che sono. Certo. Contrapposte per il carisma, diciamo, per il carattere, per il carisma, per il carattere, perché anche Deborah Serracchiani, che ricordiamo, è emersa per quel discorso alla segreteria e poi il super voto alle europee, poi insomma ha scalato anche lei il partito, cioè ha sempre ricoperto ruoli pesanti nel partito per un merito che nessuno le ha declinato, che si è conquistata, e quindi per quello io ho detto a Deborah Serracchiani, lei mi ricorda anche caratterialmente molto Giorgia Meloni. È come l'ha presa, insomma. Vabbè. È abituata. Cioè, l'ha presa come un insulto, oppure... No, avevo capito, il senso era il parallelismo di due donne forti, contrapposte, ma che comunque portano avanti, anche in termini di toni e di argomenti, ognuna la propria idea in un modo particolare. Guarda, su certi fronti, in qualche maniera è inattaccabile questo governo, e dico nel momento in cui le donne dicono no, possono contestare il fatto di non avere spazio, però c'è un duplice ragionamento su questo, perché le donne sono soltanto sei, oltre a Giorgia Meloni, in questo governo. Però a Serracchiani dice, mi sono sentita dire che io sono quella che vuole le donne un passo indietro agli uomini, guarda Deborah Serracchiani dritta negli occhi, dagli scranni del governo, e le dice, onorevole Serracchiani, le pare che io stia un passo dietro agli uomini? No? Quindi per risponderle, ne risponde a tono, perché anche Deborah Serracchiani non è una che le manda a dire all'interno del suo stesso partito, poi non lo fa mai pubblicamente, perché in questo è brava,
è capace, se non con la segreteria regionale, questo dobbiamo dirlo più volte nei contrasti con Francesco, sì, esatto. Però Deborah Serracchiani è un'altra del carattere determinato. C'è una duplice interpretazione di quello che dicevamo poco fa. È anche vero forse che alla stessa maniera, quello che un po' si sostiene sempre, le stesse donne difficilmente scelgono le donne, non lo fanno forse alle urne e tantomeno anche nella guida di un governo. Probabile. Poi vedremo, insomma, è già partito comunque con scambi piuttosto vivaci questo governo per quanto riguarda il passaggio alla Camera. Grazie Ferdinando, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Grazie a voi, ci vediamo giovedì a Ring. Grazie al vice direttore di Tele4, Ferdinando Varino, grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguiti, ci vediamo domani mattina con Sveglia Trieste, arrivederci, buona serata.